l'annuncio che riguarda Nico González gela la Juventus e Thiago Motta, che vorrebbe averlo a disposizione al più presto. La Fiorentina è in campo contro la Puskas Academia FC nei playoff di Conference League. Raffaele Palladino vuole avanzare al prossimo turno e in attacco ha puntato su Andrea Colpani, Riccardo Sottile e Lucas Beltrán. Tre giocatori di livello, ma non potrà contare su Nico González. L'esterno offensivo argentino è finito nel mirino della Juventus. Nico González è, dunque, al centro delle voci di mercato da qualche giorno e non è stato convocato per la partita. Proprio come tanti altri in questa sessione di mercato, da Kop Meiners a Osimhen, passando per Lookman. È una pratica ormai usuale quella di tirarsi fuori quando c'è di mezzo una trattativa. Il risultato del mercato aperto durante le partite. La Juventus vuole Nico González per rinforzare l'esterno, probabilmente cederà Federico Chiesa al Barcellona nelle battute finali del mercato. Thiago Motta ha bisogno dell'argentino, vorrebbe allenarlo, e il giocatore ha già trovato l'accordo con il club bianconero. Ma sono arrivate delle parole che danno l'affare tutt'altro che concluso. Infatti, sono una vera e propria mazzata per la Juve che a questo punto deve prendere una decisione. Il DG della Fiorentina gela la Juventus. Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Puskas Academia. Nico González? La situazione è che mancano 8 giorni alla fine del mercato, non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Vedremo cosa succederà, noi siamo contentissimi di lui e non abbiamo necessità di venderlo. 40 milioni cifra giusta? Non lo so. Insomma, le parole di Ferrari sono un brutto colpo per la Juventus, che si è spinta fino ai 30 milioni di euro. L'accordo con Nico González da 3,5 milioni l'anno fino al 2029 c'è, ma manca quello con la Fiorentina che chiede sui 38-40 milioni. Una cifra al momento ritenuta eccessiva. Sembra, quindi, che la Juve dovrà alzare l'offerta per consegnare a Thiago Motta il tanto desiderato esterno offensivo. Un tira e molla che va avanti da qualche settimana e che deve risolversi presto. Mancano 8 giorni alla fine del mercato, la Fiorentina dopo dovrebbe anche prendere un sostituto. Commisso preferiva la cessione all'Atalanta, ma la volontà di Nico González è stata chiara, vuole giocare nella Juve. Non resta che attendere per capire se effettivamente Giuntoli presenterà una nuova offerta alla Fiorentina.